Supermercato Carrefour, Piazza Farnese a Borgo Valditaro, telefono 0525 97946. Il supermercato della qualità, del risparmio, della convenienza, con offerte imperdibili. Consegna anche a domicilio. Carrefour, qualità e convenienza vicino casa. Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante. Ecco perché scegliere Centro Edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditaro, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, pallets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro Edile a Borgo Taro, via Pieve 4 bis. ZM Infissi, installazione di porte, finestre e persiane con il massimo della professionalità. ZM Infissi di Zucconi Massimo con Fistral, i numeri uno del settore. ZM Infissi vi ricorda gli incentivi fiscali che arrivano al 65%. ZM Infissi lo trovi a Borgo Taro in piazza 11 febbraio, produzioni in via Pieve a Borgo Valditaro, showroom a Bardi in via Roma 15, telefono 0525 96 627, cellulare 338 96 76 980. Speedy Car, autocarrozzeria, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport a Borgo Taro. Il posto giusto se devi rimettere in ordine la carrozzeria della tua auto, da qualsiasi problema, ruggine, incidente e altro. Pulizia auto, problemi di carrozzeria in genere, auto, furgoni, camion. Soccorso stradale con car attrezzi 24 su 24. Rivolgetevi a Speedy Car Autocarrozzeria di Crescivano e C a Borgo Valditaro, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport. Il tuo mezzo di trasporto ritorna nuovo. Combeck, costruzione meccanica da 35 anni a Borgo Taro in via Primo Maggio, con telefono 0525 97318. Combeck, macchine per la pasta a livello mondiale, 35 dipendenti. Combeck, costruzioni meccaniche di diversa tipologia. Combeck, un'azienda borgotarese a livello mondiale. Immobiliare Valtaro, come investire bene i vostri risparmi. La casa è il bene più importante per gli italiani. Immobiliare Valtaro la trovi in via Cesare Battisti 4 a Borgo Valditaro. Telefono 0525 97447. Con l'arrivo della primavera non perdere le novità che puoi trovare al caseificio Porcare Tambini a Borio di Bedogna. Oltre all'insuperabile parmigiano reggiano proposto nelle sue tre stagionature, 12, 24 o 36 mesi, troverai i salumi della tradizione emiliana, una vasta gamma di prodotti tipici al caseificio Porcare Tambini a Borio di Bedogna. Telefono 0525 82 6154. Nella serie protagonisti comunque incontriamo uno dei personaggi più eclettici, diciamo, di tutta la nostra vallata, compreso Fornovo e quant'altro. Valentino Straser, che io conosco ormai da tantissimo tempo, non diciamo da quanto, da quando si gareggiava insieme nelle crono, come si può dire, nell'atletica, ecco. Ti ricordi? Ma intanto, a distanza di tempo, hai detto bene, sono passati molti anni, se voglio ricordo io, sono circa 41-42 anni. Obrigati. E un ricordo del genere a distanza di tempo direi che sottende tutti i valori sociali, anche di amicizia, soprattutto sportivi, che regala uno sport come l'atletica leggera. Uno sport dove il principale avversario è il cronometro oppure il metro, che serve per, appunto, per validare la preparazione e anche i limiti di ogni atleta. Uno sport che a me è servito particolarmente perché con l'agonismo serve una periodizzazione, una programmazione dell'allenamento. Abituarsi a programmare e soprattutto mantenere dei ritmi è una cosa che a me è servita moltissimo per altre attività naturalmente e non solo del genere sportivo. Valentino, tu nella tua metamorfosi, chiamiamola così, di vita a livello lavorativo davvero hai fatto di tutto, di più. Da dove vogliamo cominciare? Dalla passione del giornalismo? Dal giornalismo, dai.
Ma il giornalismo è una passione che è nata non proprio nella gioventù, è nata direi una trentina di anni fa. È un piacere quello della cronaca soprattutto, e a me piace molto parlare della nostra valle, della nostra gente. E cercare di raccontare nelle cronache del giornale, ma anche nei libri, raccontare la nostra montagna con gli occhi delle persone e con le loro emozioni. Naturalmente questo è associato alla curiosità, al piacere della scrittura, anche perché no. E poi appunto la scrittura, hai scritto dei libri, mi vuoi dire qualcosa in tale proposito? Sì, ho scritto diversi libri, sono 36, e questi libri riguardano principalmente la storia locale, nulla di importante, in ogni caso non sono libri che hanno una diffusione nazionale, locale per l'appunto, per quello che dicevo prima, libri da un lato, ma anche sceneggiature di alcuni documentari che ho partecipato insomma alla realizzazione. Un libro direi forse di respiro internazionale l'ho pubblicato circa un mese fa in America, riguardo appunto lo studio dei terremoti, un argomento che a me tocca particolarmente. Poi un altro argomento importante, poi arriveremo ai terremoti e anche qualche altra curiosità, un altro argomento che ci accomuna è la grande passione per la musica. Ma direi la musica in senso generale, in senso, perché no, anche in senso globale. La musica in particolare, quella che noi condividiamo, è quella degli anni 60-70, che nel mio caso è associata agli anni della gioventù. Perciò i brani musicali sono legati a degli episodi della mia vita. Però una musica importante, quella di quegli anni, dal mio punto di vista, perché segna un po' un passaggio, una rottura fra quella che è purtroppo il tramonto della civiltà contadina, quello che è la trasformazione di uno stile musicale, italiano in particolare, e con questa modalità nuova, quella dei gruppi musicali, le influenze che arrivavano dall'America, che arrivavano da oltremanica, ecco, quelli davano una spinta diversa, un interesse diverso per i giovani ribelli già per natura. E quindi ecco, questo ha accompagnato questa mia passione musicale, naturalmente come ascoltatore, e poi più tardi invece come compositore. Anche come compositore. A che cosa ti ispirava di più quando scrivevi o scrivi canzoni? Musiche. Non scrivo canzoni, anzi scrivo musica impegnata per complessi cameristici, per complessi orchestrali, sinfonici, corali e per strumenti solisti. Ho scritto ad oggi 4 sinfonie, 3 sono state eseguite, e proprio in questi giorni si sta realizzando il primo disco, dove ci sono 3 mie composizioni, e che riguarda un progetto di valorizzazione dal mio punto di vista molto importante, valorizzazione musicale della nostra terra, della terra parmense, perché è un omaggio sostanzialmente al maestro Giorgio Branchi Paganini, che senza dubbio è il più grande etnomusicologo di Parma, poco conosciuto, il più grande perché è stato più grande quando era in vita, è scomparso lo scorso anno, e lo sarà anche nel futuro, perché ormai la memoria labile delle persone sta svanendo man mano, e quindi tutto quel patrimonio culturale che era riuscito a recuperare in tempo non sarà più possibile, perciò rimarrà nella storia di Parma e non solo il più grande etnomusicologo, forse anche il più grande etnomusicologo italiano. In particolare la sua scuola, i suoi insegnamenti, meglio ancora, che nel mio caso sono iniziati già dagli anni 70 e poi continuati in modo veramente continuo per tutti questi anni, hanno un grande progetto musicale che non è conosciuto, perché
è sempre, l'abbiamo sempre mantenuto così all'interno di un nostro gruppo di relazione di musicisti, e però credo sia importante portarlo a conoscenza e non può rimanere certamente chiuso nel cassetto, e questo progetto musicale importantissimo secondo me di portata non solo nazionale ma addirittura internazionale è quello di riannodare il suo progetto, di riannodare i fili della musica italiana a partire dal Settecento con quella di oggi che è stata interrotta dall'esperienza del melodramma, un'esperienza musicale che in altri paesi come la Francia, come la Germania ha avuto una continuità, mentre invece in Italia appunto ha avuto questa interruzione. Questo è un po' il significato anche del disco che stiamo realizzando, con musiche per orchestra e con musica direi cameristica e vocale e strumentale, perché no, per cercare di dare un panorama ampio di questa idea musicale fatta da musicisti permessi. Per complementare il capitolo musica ti chiedo quanto importante è il cantautorato italiano, poi parliamo anche quello di internazionale, capitanato da Bob Dylan sicuramente. Ma il canto, io direi, dalla musica appunto degli anni 60-70, e da quel momento non credo che ci sia stata una grande evoluzione in quel senso. Una musica che ha caratterizzato uno stile musicale, meglio ancora, che ha caratterizzato quegli anni. D'accordo, i cantautori, ma io vorrei ricordare anche la ricerca di uno stile, ad esempio della PFM, ad esempio del Banco del Mutuo Soccorso, prima ancora delle Orme, dei Neutrals, dei complessi, delle formazioni musicali che hanno cercato di esprimere il senso italiano della musicalità, della musica, e senza resistendo ad un inquinamento musicale ma anche un'ispirazione musicale che arrivava altrove, in particolare oltre oceano e oltre Manica. Grazie, e adesso avendo chiuso il capitolo musica andiamo in quello molto dimmi. Però non possiamo non ricordare Luigi Tenco. È un grande interprete che proprio della musica italiana, che proprio in questi giorni è stato ricordato a Sasso Maggiore, che è Demetrio Stratos, scomparso prematuramente, ma direi che ha lasciato il segno come veramente un grandissimo talento. Ok, allora chiuso questo capitolo a me tanto caro, ci vorrebbe una giornata per parlare di musica con Valentino, arriviamo all'attualità più sfrenata, i terremoti che ci interessano purtroppo a noi in Italia e non solo. Cosa succede? Lo studio dei terremoti, ma è difficile dirsi, in ogni caso lo studio dei terremoti mi impegna da tantissimi anni. Solo da una decina di anni a questa parte mi sono deciso a pubblicare gli studi su riviste scientifiche internazionali. Ad oggi sono oltre 100 pubblicazioni sui miei lavori e le mie ricerche, e naturalmente delle conferenze che ho tenuto un po' in tutto il mondo, dall'India all'Australia, all'America, alla Russia, naturalmente all'Europa e ovviamente gli States. Ora, questa passione, io la chiamerei proprio una passione, perché la mia professione non è questa, la mia professione è quella di fare l'insegnante. Questo interesse poi è confluito in un team di ricerca americano, internazionale, che si chiama International Earthquake and Volcano Prediction Center, che ha sede in Florida e che si occupa appunto dello studio dei grandi eventi geofisici, cercare di capire qualcosa in più di come funzionano le eruzioni vulcaniche, i grandi terremoti e gli tsunami. Quindi uno studio certamente per comprendere meglio come è fatta la Terra e come reagisce agli stimoli evolutivi e i continui aggiustamenti, ma anche in prospettiva potrebbe servire, e questo veramente lo auspico, lo spieghiamo,
ad uno sfondo sociale, uno sfondo proprio della sicurezza, cercare di capire di più e per tempo quelli che sono degli scatenamenti di eventi geofisici, appunto per cercare di salvaguardare la sicurezza delle persone. Tu mi dicevi l'altro giorno, quando ci siamo incontrati per parlare di tutt'altro, che i movimenti sismici continueranno e saranno sempre più numerosi, sempre più intensi. Da che cosa è dovuto questo? Ma quando si parla di eventi sismici non si può dire se accadranno, ma bisogna pensare a quando accadranno, perché comunque l'attività sismica proseguirà non solo nei prossimi anni, ma nei prossimi decenni e probabilmente anche nei prossimi millenni. L'attività sismica è l'espressione stessa, è il sintomo, è la manifestazione di una Terra che è in continuo movimento e possiamo dire anche in continua evoluzione. Nel caso del nostro Appennino è ancora in fase di edificazione e già immaginare di sollevare, di edificare una catena montuosa implica naturalmente anche degli spostamenti e quindi delle vibrazioni e dei ritorni elastici molto importanti che sono poi i terremoti. Quello che invece ti accennavo nei giorni scorsi è una teoria, un'ipotesi che stiamo seguendo, e cioè che potrebbe essere legata anche all'attività solare. Dico anche perché quando si parla di terremoti si dovrebbero anche distinguere le tipologie dei terremoti. Non c'è solo una categoria di terremoti. Quelli che si riferisce la letteratura, ma anche quando si parla di cronaca, ci si riferisce in particolare ai terremoti tettonici, quelli che sono legati proprio alla dinamica della crosta terrestre. Però in qualche modo stiamo verificando, e non siamo gli unici, ma anche tanti altri scienziati e team scientifici stanno verificando una relazione sempre più stretta fra l'attività sismica, quella importante, quella potenzialmente distruttiva, con l'attività solare. È certamente un'idea rivoluzionaria per certi punti di vista, ma che inserisce il problema in un contesto scientifico più ampio. Non esiste solo una causa per ogni evento naturale, ma ci sono sempre tante cause. E queste tante cause, tante sfaccettature, quindi anche difficile poter analizzare singolarmente un solo aspetto. E questo riteniamo che l'attività solare possa influenzare molto l'attività appunto della Terra e in particolare della dinamica terrestre, in questo caso della sismologia, e proprio per effetto dell'attività solare naturalmente influenza anche la nostra atmosfera e le ripercussioni anche sul clima. Perciò è tutto legato, non si può scindere un fenomeno dall'altro, ma bisogna vederlo nella sua complessità. Ecco, in che posizione l'Italia si colloca a livello di pericolo? Io uso termini poco adatti, però così rendiamo facile alle persone. Ma direi che il rischio, volendo parlare di grandi rischi, sicuramente c'è il rischio vulcanico, che è quiescente, che sta dormendo ormai da diversi anni. E come dicevo prima, non si tratta di dire se ci sarà un'eruzione, ma si tratterà di dire quando ci sarà questa eruzione. Questa è una cosa interessante non solo per noi, è interessante credo anche perché il dire quando significa considerare la scienza della Terra, la vulcanologia, la geologia, considerarla come una scienza predittiva e non più come una scienza storica. E quindi il guardare avanti credo che anche questo costituisca una piccola rivoluzione. Poi ci sono i grandi terremoti che hanno colpito nel passato l'Italia, certamente quello dello Stretto di Messina, Reggio Calabria e Messina, ma non solo quelli calabresi oppure quelli abruzzesi. Quelli sono eventi sismici cruenti, molto importanti, e che stanno dormendo da tempo. E quindi
si tratterà, assolutamente no, anche perché non bisogna tranquillizzare in questo senso, ma credo si debba creare una cultura della prevenzione prima ancora che della previsione, e questa cultura deve essere un elemento trasversale di tutta la nostra società, a cominciare dagli anni della scuola. Essere educati a rischio, fortunatamente qua abbiamo un rischio sismico, ma soprattutto un rischio idrogeologico, significa vivere meglio in un contesto naturale, ed essere preparati significa anche non essere colti di sorpresa quando poi accadono. Ecco, e i tuoi alunni, avendo un professore così poliedrico che si occupa di tante cose, e naturalmente poi lo dimostrano i fatti, sono incuriositi, no? Quale domanda ti fanno quando ci sono quei break di 5 minuti dove si parla un po' di tutto? Ma per me la scienza, e non solo per me, per tanti altri che si occupano di queste tematiche, il motore principale è la curiosità. Senza curiosità, dal mio punto di vista, ma anche da altri, non ci può essere scienza. E quindi trasferire questo senso della curiosità nei ragazzi è quello che mi piace di più. Certamente rimanere ancorati a quelli che devono essere le conoscenze che vengono richieste nei programmi scolastici, ma anche creare una curiosità che deve alimentare sia una visione critica di quello che sono già le conoscenze già acquisite, ma anche quelle che possono essere le sfide del futuro. Valentino, un argomento incredibile è che la Terra è malata, non c'è niente, ormai dubbi non ce ne sono più. Cosa si può fare per curarlo un po'? Questo è un argomento veramente molto delicato che sta sollevando discussioni un po' a tutti i livelli e in tutti gli ambienti. È un argomento caro a tutti noi, l'ambiente e la Terra, perché è il nostro habitat, e soprattutto è un problema per l'uomo. Una terra malata perché l'uomo stesso ha contribuito a questa malattia. Ha sopportato ben altro nella sua storia geologica la terra, ha sopportato delle catastrofi immani, delle eruzioni vulcaniche importanti che hanno generato estinzioni importanti, ha sopportato periodi di raffreddamento climatico molto importante, persino anche l'impatto con un altro corpo celeste, quello che poi 4 miliardi di anni fa ha dato origine alla Luna. Perciò che cosa possa fare l'uomo alla Terra dopo confrontando quello che facciamo noi con queste catastrofi? Credo che possa fare non molto rispetto al passato. Quello che invece potrà creare dei problemi sarà proprio solo ed esclusivamente all'uomo, e che naturalmente ne compromette l'ambiente. ZM Infissi, installazione di porte, finestre e persiane con il massimo della professionalità. ZM Infissi di Zucconi Massimo con Fistral, i numeri uno del settore. ZM Infissi vi ricorda gli incentivi fiscali che arrivano al 65%. ZM Infissi lo trovi a Borgo Taro in piazza 11 febbraio, produzioni in via Pieve a Borgo Valditaro, showroom a Bardi in via Roma 15, telefono 0525 96 627, cellulare 338 96 76 980. Speedy Car Autocarrozzeria, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport a Borgo Taro. Il posto giusto se devi rimettere in ordine la carrozzeria della tua auto da qualsiasi problema, ruggine, incidente e altro. Pulizia auto, problemi di carrozzeria in genere, auto, furgoni, camion. Soccorso stradale con car attrezzi 24 su 24. Rivolgetevi a Speedy Car Autocarrozzeria di Cresci Vano e C a Borgo Valditaro, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport. Il tuo mezzo di trasporto ritorna nuovo. Con l'arrivo della primavera non perdere le novità che puoi trovare al caseificio Porcare Tambini a Borio di Bedogna.
Oltre all'insuperabile parmigiano reggiano proposto nelle sue tre stagionature, 12, 24 o 36 mesi, troverai i salumi della tradizione emiliana, una vasta gamma di prodotti tipici al caseificio Porcare Tambini a Borio di Bedogna. Telefono 0525 82 6154. Immobiliare Valtaro, come investire bene i vostri risparmi. La casa è il bene più importante per gli italiani. Immobiliare Valtaro la trovi in via Cesare Battisti 4 a Borgo Valditaro. Telefono 0525 97 447. Supermercato Carrefour, Piazza Farnese a Borgo Valditaro. Telefono 0525 97 946. Il supermercato della qualità, del risparmio, della convenienza, con offerte imperdibili. Consegna anche a domicilio. Carrefour, qualità e convenienza vicino casa. Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante. Ecco perché scegliere Centro Edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditaro, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, pallets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro Edile a Borgo Taro, via Pieve 4 bis. Combeck, costruzione meccanica da 35 anni a Borgotaro in via Primo Maggio, con telefono 0525 97318. Combeck, macchine per la pasta a livello mondiale, 35 dipendenti. Combeck, costruzioni meccaniche di diversa tipologia. Combeck, un'azienda borgotarese a livello mondiale. Altra domanda molto molto importante è questa, lasciamo per il momento un argomento che è davvero ci fa venire i brividi e parliamo di un altro curioso, questa tua passione per il folklore, per la musica, ma la musica non quella degli anni 60, ma quella, insomma, quella tradizionale, possiamo dire, no? Come nasce? Hai mille passioni. Ma quella della musica popolare nasce da un'esigenza. L'esigenza è questa, e cioè quella di cercare di capire quali sono le origini della mia musicalità, e questo ho provato a trovarlo nell'humus culturale dell'oralità del nostro Appennino. Perciò è una esigenza, ma è complementare alla mia attività di compositore e di musicista. Naturalmente, per investigare su questa, diciamo, su questa ispirazione che mi sono trovato, dalla nascita, posso dire, è nato anche il problema di come comprendere il canto popolare. Il canto popolare è quello legato all'oralità, cioè quello tramandato sempre dalla memoria delle persone. Non è una musica scritta, anzi una musica popolare, ma popolare nel senso non che appartiene al popolo, ma nel senso che queste canzoni che avevano cantate passavano di bocca in bocca, si modificavano, e le persone che avevano una particolare sensibilità musicale ne correggevano la melodia, e quelle che avevano invece una sensibilità nel testo ne correggevano il testo. Quello che è rimasto del canto popolare, quindi, è rimasto la parte migliore, la parte più raffinata, e ci sono canti antichissimi che oggi sono ormai dimenticati, però che sono tramandati addirittura da 16 secoli e che sono ancora ormai non più presenti nell'Appennino, ma sino a qualche decennio fa invece lo erano. Quindi un modo per investigare il nostro folklore, le nostre tradizioni, che in fondo poi è legato anche alla mia voglia e al mio desiderio di fare musica. Ecco, siamo quasi in chiusura, ti chiedo, l'uomo Valentino quale consiglio darebbe a un collega, giornalista, scrittore, parlo di ragazze di scuola, che vuole intraprendere questa attività? Naturalmente penso che la tua esperienza possa dire cose importanti a questi ragazzi. Ma innanzitutto questa attività è nata proprio da una motivazione, e quindi la motivazione è senz'altro un grande motore e dà molta energia. La curiosità, anche questa, genera molta energia,
e la curiosità non ha un limite e non ha una scadenza, non c'è un'età privilegiata, la curiosità c'è a tutti, in tutte le stagioni. Perciò più che di ricette, che sono difficili da dire, anche da scrivere in questi casi, io direi di far leva per chi ha una curiosità, una voglia di conoscere, una voglia di perché no, di raccogliere delle sfide che possono essere di vario tipo, dalla sfida scientifica a quella di cercare di recuperare un patrimonio culturale che ormai purtroppo è dimenticato. Debba far leva su questo e poi unirlo all'entusiasmo e alla volontà. Chiudiamo con una cosa curiosa mia, torniamo alla musica. Io ti faccio 5-6 nomi e tu così me li definisci. Pink Floyd. Pink Floyd hanno attraversato la mia generazione. Ha attraversato la mia generazione, ma anche per innovazione musicale, l'introdurre dei suoni, non solo musica, ma di interrompere, di cambiare discorso musicale. Credo che sia un aspetto molto moderno della musica, e fatto in modo con una grande qualità, una grande sensibilità musicale, strumentale, ma anche con l'aiuto della tecnologia. Queen. I Queen debbano far leva sul grande Freddie Mercury, sulla sua genialità e sul suo talento. E, i Queen senza Freddie Mercury credo che siano poca cosa, sono sempre dei grandi musicisti, ma la stella che illuminava il gruppo era lui. Eagles. Beh, hanno attraversato e hanno dato, soprattutto hanno fatto sognare una intera generazione, e portando delle atmosfere che non sono italiane e che hanno dato la voglia, insomma, di scoprire terre nuove, ma anche stili musicali nuovi. Beatles. Qui veramente diventa difficile fare un commento perché ne sono già stati fatti tanti. Significano i Beatles per gli anni 60-70? Direi che hanno costituito un filo conduttore importante, ma anche il recupero di uno stile musicale, forse che attinge più al barocco, che non è miscelato con una sensibilità moderna, che ha veramente colpito, che ha fatto da guida a tante persone. E chiudiamo con Bob Dylan. Beh, la Bob Dylan, credo soprattutto nel primo Bob Dylan e di questo suo modo di interpretare la musica da cantautore, naturalmente. E questo stile molto particolare che ha colpito subito e ha avuto successo anche in Italia. Rimane un punto fermo della musica internazionale, soprattutto degli anni 60-70. Ecco, se tu potessi scrivere come ultimo un pezzo, rubandolo a un altro con un titolo diverso e naturalmente anche la metrica diversa, quale ruberesti? Cosa modificheresti? Direi che dovrei sforzarmi molto, perché l'essere musicista vuol dire essere unico. Vuol dire esprimere una propria musicalità che non può essere confusa con quella di altri. Quando si ascolta la musica di un autore, anche soprattutto del passato, si dice questa è la musica di quel tal musicista, perché è proprio un marchio di fabbrica. E la musica in questo senso deve essere tua, perché la musica non è un qualche cosa di voluto. E la musica voluta, dal mio punto di vista, non è musica, sono suoni, sono composizione. La musica è qualcosa d'altro del ritmo,
è qualcosa d'altro dello stile compositivo, perché la musica deve esprimere qualcosa, e quel qualche cosa è tipico di quell'individuo e della sensibilità di quel musicista. Certo, come si fa a non apprezzare la musica dei Pink Floyd, e aggiungerei anche dei Vanilla Fudge. Davvero l'ultimissima questa, ma una curiosità che mi è venuta strada facendo ed è questa: l'articolo della vita, Valentino Strasser lo vorrebbe scrivere su quale argomento? Senz'altro quello della non della settorialità, come è uso oggi, e separare tutti i vari argomenti, ma anche le varie professioni, e renderle settoriali, e superare quest'idea e di considerare invece un argomento nella globalità. Penso ad esempio, io mi dedico appunto, come hai ricordato, a varie cose, però a me piacerebbe ricordare che tutto questo in fondo non è nulla di eccezionale. Se penso ai contadini, alle persone che hanno popolato questa terra, hanno popolato perché oggi dispongono di un'altra tecnologia, questi contadini sapevano fare i boscaioli, sapevano fare i veterinari, sapevano fare i meccanici, sapevano fare qualunque cosa, dal calzolaio al barbiere, persino anche ai rimedi naturali. Sapevano fare veramente tante cose, e questi, non si parla di persone, di una persona in particolare eccezionale con delle grandi qualità e delle grandi doti, qua si parla di tutta la nostra montagna. E aggiungo anche una grande lungimiranza, perché nonostante i sacrifici, io come tanti altri abbiamo avuto modo di vedere questi sacrifici, hanno investito su ciò che avevano di più prezioso, e cioè sui figli, e si sono privati di tutto perché hanno visto che nell'istruzione consisteva il miglioramento non solo della vita dei figli, ma anche di un'intera società, quella di oggi.